Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qua, oggi con un video un po' diverso, però mi è venuto in mente perché sono delle cose che io faccio in automatico oramai, ma prima non facevo, e che mi sono utili molto per non farmi sopraffare sempre dalle cose da fare. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una persona che non sta con le mani in mano, non ho bisogno di qualcun altro che mi dica cosa fare, ma li faccio in automatico e mi piace fare tante cose. Non mi piace appunto perdere tempo, mi sento gratificata poi una volta che le faccio, no? Quindi partiamo da questo presupposto e quindi nella mia testa ci sono tante cose da fare, ma questo anche per chi non ha il mio carattere, cioè comunque rimane il fatto che abbiamo sempre tante cose da fare, il tempo è sempre meno, quindi io ho 5 consigli utili, spero utili, insomma che a me servono tanto per riuscire a fare tutte queste cose, riuscire a farle nel tempo che abbiamo a disposizione. Allora, partiamo dalla prima. La prima è prendere un foglio, un pezzo di carta, un'agenda. Io uso per esempio la mia agenda, il bullet journal, che mi segue da, non lo so, dai tempi, lo sa, anche se una volta quando non avevo figli mi mettevo lì che mi piace, cioè lo farei anche adesso, però appunto sempre tornando alle priorità sono cambiate, quindi non ho tempo, però la uso lo stesso appunto per scrivere le cose. In ogni caso, prendere un pezzo di carta e scriversi tutta la matassa di roba, di pensieri che abbiamo nella testa, di pensieri in questo caso di cose da fare, cioè devo fare questo, che poi sono tutte cose che magari ci vengono in mente, che ne so, quando stiamo passeggiando, quando siamo in fila al supermercato, tutte queste cose, alleggerirci, scriverle su un foglio. Una volta scritte sul foglio, io che faccio? Oggi è il 4 giugno, per esempio, ok? Oggi è il 4 giugno, io mi sono scritta queste cose per il 4 giugno. Per non lasciarmi sopraffare da tutte queste cose, un consiglio utilissimo, perché io inizio a scrivere questo elenco di cose non finisce mai, anche se ovviamente mi limito alle cose più importanti, no? Non è che vado a scrivere, che ne so, devo pulire il balcone, trapiantare una pianta. Se non è questa la mia priorità, ce ne sono altre 20.000 prima, non me ne frega niente della pianta, no? Scrivo le cose principali. Comunque, per non lasciarmi sopraffare da tutte queste cose da fare, se ho 3 cose in croce, lascio 4 giugno. Se invece queste cose vedo che sono tante, tra parentesi scrivo settimana, in modo che io inconsciamente o anche consciamente, diciamo, so che se non le faccio oggi io queste cose le faccio nella settimana, capito? Il 5, il 6, il 7, non c'è bisogno che scrivo le cose, perché io le ho già scritte il 4 e vale per tutta la settimana. Inconsciamente, poi la maggior parte delle volte io riesco a farle tutte, o se non tutte quasi, però inconsciamente sono più libera, perché so che non ho un tempo limitato. Terzo punto, che forse ho già un attimo accennato prima, è, scusate se guardo ogni tanto qua, però io me li sono scritte perché ovviamente se no sapete che, non lo so se lo sapete, comunque sono logorroica, quindi me ne andrei per i fatti miei a parlare ore e ore e vi annoierei, quindi me li sono scritti. Terzo punto importante, ripeto che vi avevo già accennato, è scremare le cose da fare. All'inizio magari vi verrà appunto, come dicevo prima, di scrivere tutto, cioè pure trapiantare la pianta che in questo momento non è la nostra priorità. O se ci piace lascerò trapiantare la pianta e toglierò guardare le foto, per dire, cioè faccio degli esempi stupidi giusto per farvi capire. Il concetto è: 1. Scrivere solo le cose importanti, quelle imprescindibili che dobbiamo fare per forza tutti, aspirapolvere, lavare a terra, cucinare, queste robe qua, dobbiamo farle e ok. Scrivere obiettivi che ci portano qualcosa, cioè io voglio fare i video su YouTube, allora il mio obiettivo, cioè una delle cose da fare è registrare video, montare video, fare la copertina. Questo per me io le scrivo come cose da fare, ma che mi piacciono, mi portano un valore. Se non mi piace farlo, non lo scriverò.
Cioè, non lo devo scrivere perché l'ho sempre fatto fino adesso. Faccio un altro esempio stupido. Dicevamo scrivere cose imprescindibili e cose che mi portano valore. Fra le cose imprescindibili, ovviamente, io non ho lavare le mattonelle del bagno, ok? Quella è una cosa che posso fare una settimana, un giorno in cui so che ho tanto tempo e che non devo fare altro, ok? Quindi per non farmi sopraffare, non scrivevo quel giorno anche lavare le mattonelle, perché so che tanto o lo lascio per ultimo o non lo faccio. Portano. Se il mio obiettivo, per dire, è avere un fisico più bello, io in questa settimana, e poi le abitudini si aggiustano, no? Più le ripeti, più si aggiustano da sole e più ti entrano inconsciamente. Se io voglio un fisico bello, non perderò tempo per bene a, che cacchio ne so, sistemare i vestiti. Quel tempo che ho a disposizione, magari lo spezzetto a mezz'ora, un quarto d'ora lo dedico a fare addominali, l'altro quarto d'ora oppure lo dedico a cucinare bene cose sane piuttosto che schifezze. Faccio un altro esempio. Per esempio, se a me scoccia fare la polvere, e ho un comò, per dire, pieno di oggettini, il libro, il caricatrice, le cose, cioè ce l'ho disordinato, io ci impiegherò 3 ore per fare la polvere, quindi già quell'azione non mi piace farla. In più ci impiegherò 3 ore perché c'è una marea di roba là sopra, quindi devo prendere, spostare, fare. Liberiamo tutto il comò. Guarda quanto ci impiego, 1 minuto e ho fatto la polvere. Ovviamente tutti quegli oggetti, uno se non servono li butti, due li regali se sono oggetti che in buono stato, oppure tre li metti ognuno nel proprio posto. Ma lasciandoli lì seminati così, io quell'azione di fare la polvere, se una persona magari che ce l'ha libero il comò ci impiega 1 minuto, io ce ne impiego 10. Quarto punto per me importante è inizia dalle cose che non ti piacciono. Anche se qua ho diversi pensieri, cioè di questo ho diversi pensieri durante, diciamo, in base a come mi sveglio, però in linea di massima 90% è fai prima le cose che non ti piacciono o le cose più grandi. Perché? Se inizi dalle cose più grandi, per dire, ti fai tutto il pavimento di casa, dico cose sempre relative a casa, ma questo si può gestire dappertutto. Se tu fai, o al lavoro fai appunto, il lavoro più grosso che hai, ti sei tolto il peso più grosso e hai lavato il pavimento, guardi casa e la vedi già pulita. Faccio quel lavoro piccolo e nel frattempo penso, cavolo, però devo ancora pulire tutta la casa, tutto il pavimento, oppure, caspita, sto seguendo questo cliente eppure devo seguire quella grossa azienda lì. No, facciamo prima le cose grandi, facciamo prima le cose importanti, poi si va in quelle piccole. Sempre relativo al quarto punto è, come dicevo anche un po' nel terzo, fare le cose grandi e fare le cose importanti, importanti per me, non importanti per qualcun altro o che ho sempre fatto così, ma devo, se ho un'ora di tempo al giorno, devo cercare in quell'ora di eliminare tutte le cose, anche piccole, che faccio, non pensandoci e che non mi portano alcun valore, zero, e fare o lasciare lo spazio a cose che invece voglio fare e per cui di solito mi dico non ho mai tempo. No, il tempo c'è. Per esempio, siamo tutti, tutti, nessuno escluso, nessuno, nessuno escluso davanti al cellulare. Non ce ne rendiamo conto, ma noi stiamo ore davanti al cellulare. Lascia via il cellulare e togli quel tempo, dedicalo a te, alle cose che veramente ti piacciono. Poi non dico che uno deve guardarlo, perché anche io lo guardo, ma so che sto dedicando quei 10 minuti a guardare il cellulare e non a portarmi valore a me. Quinto e ultimo punto è, pensa che oggi hai la possibilità di fare tutte queste cose, ok? Che non hai un imprevisto, perché gli imprevisti sono sempre, dico, dietro l'angolo, la vita è fatta di alti e bassi. Pensa che, non lo so, io da genitore, ovviamente avendo dei figli, gli imprevisti sono all'ordine del giorno.
Pensa che oggi, in questo momento, questa mezz'ora invece, non ne hai imprevisti, quindi devi essere orgogliosa di te stessa, arrivare alla fine della mezz'ora a dire cazzo, ce l'ho fatta. Allora, io spero che, insomma, si sia capito qualcosa da questo video, spero che soprattutto sono utili e di non avervi annoiato, perché mi rendo conto che anche se me li sono scritti le cose, io divago sempre perché sono roiga di natura, però spero di aiutare qualcuno veramente, perché a me aiuta tanto seguire queste regole, seguirle, ripeto, poi sono regole che tu all'inizio magari dici ok, devo fare così così così, però poi ti vengono naturali, no? Ed è bello perché, come dicevo prima, ti alleggerisci tanto, soprattutto in questo momento in cui tutti andiamo sempre di corsa, abbiamo sempre più cose da fare, noi dobbiamo alleggerire, come facciamo decluttering di cose materiali, dobbiamo fare decluttering anche di pensieri e di